Io ho sentito tutti quanti gli interventi. Purtroppo su molti servizi le opposizioni da sempre ci dicono delle cose che poi nella realtà dei fatti sono veramente completamente diverse. Allora, è stato detto che non viene fatto, non si parla con le organizzazioni sindacali. E quando in questi anni sono state fatte centinaia di ore di incontri sindacali. Peraltro l'ultimo, solo 2 giorni fa, il giorno 4, di ben 11 ore. È molto interessante questo incontro che è stato fatto 2 giorni fa, che peraltro esplicita con la firma di Roma Capitale e delle organizzazioni sindacali, va a trattare un aspetto molto importante, di cui noi abbiamo trattato più volte in aula. Perché noi in aula ne abbiamo parlato con le varie delibere che abbiamo portato, con i consigli straordinari che sono stati richiesti anche dalle opposizioni, per cui c'è stato un grandissimo interesse da parte della maggioranza su questo tema e ci abbiamo sempre messo la faccia su questo tema. Ebbene, in questo accordo sindacale si dice che le ore di lavoro dei lavoratori del Global Service sono in totale 1.800.000. Che ci sono 300.000 ore di lavoro supplementare fatto dai lavoratori sul Global Service e dunque sono 2 milioni e 100. Ebbene, le ore che sono nella gara a doppio oggetto sono 2 milioni e 4. Allora, noi questa cosa l'abbiamo detta sempre nei consigli straordinari, l'abbiamo ribadita sempre, che non c'era quel problema che ci veniva imputato rispetto al fatto che i lavoratori dovevano fare solo le ore a loro assegnate quando in realtà facevano anche lavoro supplementare. Lo abbiamo sempre detto che erano state messe molte ore in più per coprire anche ulteriori esigenze e adesso è sancito anche in un accordo sindacale. Ho sentito veramente delle cose incredibili, per cui ripeto, lo dico anche al collega Fassina sul quale ci siamo confrontati tante volte in aula su questo argomento e proprio su questo tema del peggioramento delle condizioni contrattuali, così come dice il consigliere Fassina, in realtà non è così, perché noi siamo stati molto attenti a far sì che questa cosa non si vada a realizzare con la New Co. Noi abbiamo intrapreso questa strada, c'è stata una fase iniziale, è stata ampiamente detta e ridetta in tutti i consigli straordinari e quando ne abbiamo parlato con le delibere che abbiamo trattato in questo consiglio. All'inizio abbiamo avuto un indirizzo, ma dopo un paio di mesi abbiamo intrapreso la strada della gara a doppio oggetto con assoluta, come dire, determinazione. E quando ci viene detto che la gara a doppio oggetto in realtà ha avuto ricorsi e quant'altro, c'è stato un problema una volta all'inizio perché avevamo messo il verde all'interno della gara a doppio oggetto, ci è stato detto dall'autorità garante del mercato che questo tutto il comparto del verde non poteva essere messo, l'abbiamo ribandita semplicemente con una nuova delibera e ribandita la gara senza questo comparto di lavoro. Ora la gara a doppio oggetto non ha nessun tipo di problema e i ricorsi non sono su questo. In realtà c'è stato un problema con un'esclusione da parte di Multiservizi che aveva partecipato ad una gara, aveva partecipato, Roma Capitale l'ha esclusa per un problema di quote societarie, in quanto noi intendiamo che Roma Capitale debba, avere il 51% e il 49% debba essere in mano ai privati, non rispettando queste quote, andando ben oltre il 70% la quota in capo a Roma Capitale, qualora Multiservizi vincesse la gara, è stata esclusa. Su questo si sta trattando, su questo ci sono dei ricorsi. Ieri è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato, ma che non dà torto a Roma Capitale. Dice: dobbiamo aspettare una sentenza che arriva ai primi di settembre e aspetteremo, via, non è questo il punto. Per cui questa amministrazione ha molto a cuore le sorti delle migliaia di lavoratori che sono all'interno del Global Service, ha preso con decisione questa strada e la sta portando avanti,
Per cui ci ritroviamo in una situazione in cui giustamente sono state fatte dei ricorsi e vedremo come vanno questi ricorsi. Però l'attenzione di questa maggioranza e dell'amministrazione su questo tema è ai massimi livelli, sia per la qualità del servizio, sia per le condizioni di lavoro. Riteniamo che questa sia la soluzione migliore che questa amministrazione poteva prendere, e questa andiamo a portare avanti. Ed è per questo motivo che rimettere in discussione sempre la cessione di ramo d'azienda piuttosto che l'internalizzazione e quant'altro adesso significherebbe perdere altri anni, e questo non ce lo possiamo permettere. Per cui la strada è tracciata, e con determinazione intendiamo andare avanti, e per questo motivo noi ci asterremo a questa mozione. Grazie.